Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Allora, come avrete letto dal titolo qui sotto, sono qui per registrarvi un video un pochino più speciale rispetto ai video precedenti, perché in realtà oggi non avrei dovuto registrare nulla, solo che stavo vedendo un video di Cristina del profilo A Creative Life che vi lascio qua sotto, ha sia un canale YouTube che un profilo di Instagram. E appunto stavo vedendo un suo video su il tema dello zero waste, degli sprechi e di come cercare di evitarli, no? Guardando questo video mi sono resa conto che molti dei consigli che lei dava io effettivamente già li seguivo e sono molto felice appunto di questa cosa e tanto che volevo condividerla con voi. Ho messo un sondaggio su Instagram se eravate interessati a vedere questo video, ma in realtà lo sto registrando lo stesso perché adesso ho un pochino di tempo e se no non saprei veramente quando farlo perché insomma la settimana dopo ho un esame, cioè lunedì ho un esame, quindi non so voi neanche quando vedrete questo video. Comunque ci tengo a precisare che non voglio dare nessun consiglio in realtà, ma voglio semplicemente condividere con voi quello che faccio io realmente. Infatti, qui ho una serie di oggetti che vi farò vedere, ma che io uso realmente o che comunque la mia famiglia usa realmente. Quindi, non vuole essere un video per, imporvi qualcosa oppure per cercare di istigarvi a procedere in questo senso. Comunque, partendo dall'inizio, perché sennò questo video durerà un'infinità, la prima cosa che vi faccio vedere, e che è una cosa abbastanza logica, soprattutto in questo periodo, è l'utilizzo di borracce o di bottiglie di vetro invece delle bottiglie di plastica. In particolare, io mi trovo molto bene con questo tipo di borracce che non sono colorate, quindi che non sono state decorate, perché se vi ricordate, prima ne avevo un'altra verde. E ancora prima ne avevo un'altra rosa, ma si rovinano veramente tutte quante, cominciano a spellarsi e quindi mi ritrovo i pezzi colorati in tutte le borse. Sinceramente non mi piace. Per quanto riguarda le borracce, vi ricordo di stare molto attenti a che tipo di borracce siano, perché ci sono le borracce semplici, quindi non termiche, e quelle termiche, come questa qua. E li riconoscete perché hanno uno spessore maggiore rispetto alle altre e quindi tengono sia più caldo che più freddo, ovviamente. Un'alternativa, soprattutto per casa, sono invece le bottiglie di vetro. Noi abbiamo iniziato ad abolire le bottiglie di plastica oramai da quest'estate, se non ricordo male, o forse prima, ora non ricordo. Comunque, niente, stiamo prendendo l'acqua dal rubinetto e, con le bottiglie di vetro e abbiamo completamente smesso di comprare quelle di plastica, se non durante alcuni eventi, anche se questa cosa mi dà un po' fastidio, però se ci dovesse essere qualche festa oppure qualcuno che viene a casa e che magari non gradisce l'acqua del rubinetto, dobbiamo per forza prenderle. Cioè, per forza in realtà no, però continuiamo a prenderle, ecco, però soltanto per questi motivi. Secondo me una cosa molto carina è anche andare a prendere l'acqua direttamente dalla fonte, perché so che ci sono molte fonti d'acqua che appunto danno la disponibilità di prenderla con le bottiglie di vetro, con le bottiglie di vetro quelle più grandi. E anche questo è molto carino, noi non lo facciamo spesso, però secondo me è una cosa che potrebbe essere utile, soprattutto se ce l'avete vicino a casa, ecco. Rimanendo in tema di vetro, una cosa molto carina che ho sentito appunto dal video di Cristina e che effettivamente faccio anche io è riutilizzare i barattoli di vetro. In realtà li utilizziamo in tantissimi modi, ad esempio questi me li sono tenuta io perché vorrei iniziare a pitturare con i colori ad acquerello e quindi mamma mi ha, diciamo, regalato, tra virgolette, questi due barattoli, anche se me ne basta uno solo, però poi vedrò, insomma. Però hanno veramente
tantissimi utilizzi dopo il loro primo utilizzo, possiamo dire, perché ad esempio mi sono accorta che nel freezer mia madre ha messo questi barattoli con il sugo che ha appunto congelato e che sono molto più facili poi da tirar fuori e magari utilizzare per un quantitativo di pasta minore rispetto che magari un contenitore di vetro molto più grande e tenerci tutto il sugo. Invece così è come se fossero delle monoporzioni di sugo e che sono più facili appunto da utilizzare, oppure semplicemente da mettere gli avanzi del pranzo o della cena, così da poterli rimangiare il giorno successivo. Questa è una cosa che abbiamo sempre fatto. E oltre ad utilizzare i barattoli di vetro per riciclarli, utilizziamo anche questi qui di plastica, che in realtà non sono delle diciamo dei porta pranzi, cioè non hanno un'origine da porta pranzo, ma sono semplicemente queste scatoline in cui magari c'era la minestra, quelle che compri direttamente al supermercato e che noi riutilizziamo per appunto rimetterci il cibo che non finiamo di mangiare e che magari mangerò io il giorno dopo. E niente, quindi secondo me è molto utile, perché tanto questa qui poi si lava e si riutilizza un'altra volta, quindi anche questo è fantastico. Ce l'abbiamo anche di un tipo di formaggio che non lo so, quelli che stanno sempre nelle scatoline con il barattolo, cioè con il tappo, non con il barattolo, e anche quella ce l'abbiamo, però adesso mi sa che la stiamo proprio utilizzando, quindi non ce l'avevo da farvelo vedere, ecco. Però anche questa è una scelta molto utile, più che altro perché questo qua si può utilizzare in tantissimi modi. Noi lo usiamo per il cibo, ma potrebbe essere anche utilizzato per altro. Poi, parlando invece della cura femminile, quello che ci tengo a farvi vedere anche in questo video sono due prodotti molto speciali, possiamo dire, che ho comprato, uno più recentemente e l'altro invece da più di 7 mesi. Allora, il primo che vi faccio vedere sono dei dischetti di cotone fatti in questo modo e di bambù, che ora vi faccio vedere, sempre così, da utilizzare per struccarsi oppure per fare la skin care, quindi da utilizzare con i detergenti, eccetera, eccetera. Sono molto molto validi, io li sto utilizzando abbastanza spesso, anche se non mi trucco tutti i giorni, quindi e poi io metto soltanto magari il mascara quando mi va, però diciamo che funzionano veramente benissimo, e da quando ho comprato questi, quelle poche volte che mi trucco non ho più toccato un dischetto di cotone, quelli nella bustina di plastica. Poi c'è questa retina in cui voi potete mettere i vari dischetti e penso che attraverso questa si possano anche lavare tutti insieme, però non lo so, perché io li lavo volta per volta e poi li metto ad asciugare. Un altro consiglio, sempre questo è solo per noi ragazze, è quello di comprare la coppetta mestruale, che è appunto questo oggetto fatto in questo modo. Vi ho fatto un video, ma ancora lo devo editare, quindi credo che uscirà dopo questo qui che state vedendo. Però, vabbè, ve ne parlerò meglio in quel video, ma questa secondo me è veramente super utile, fondamentale e mi ci sto trovando veramente molto bene. Un altro consiglio che vi vorrei dare, ma che appunto come ho detto prima non voglio darvi consigli, però quello che sto cercando di fare io è cercare di comprare il meno possibile, soprattutto di vestiti, ma prediligere la qualità del prodotto. Questo perché sta andando molto di moda l'utilizzo di prodotti acrilici, di poliestere, che almeno per quanto mi riguarda non sono dei buoni prodotti, ma quelli che prediligo sono magliette di cotone, maglioncini di cotone, di lana, che sono tutti tessuti molto più buoni e molto più resistenti e soprattutto fanno meno male alla pelle piuttosto che a quelli in poliestere.
Quindi quello che cerco di fare è quando vado magari anche nei grossi negozi, quindi Zara, H&M, eccetera, 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 è quello di cercare di comprare soltanto i prodotti che hanno queste caratteristiche, quindi che sono di cotone oppure di lana. Ed essendo veramente molto molto difficile trovare questo tipo di vestiti, praticamente non sto più comprando nulla, perché purtroppo non, cioè purtroppo per fortuna in realtà, non posso proprio mettere vestiti di poliestere o comunque di plastica proprio, e quindi questi negozi, non avendo tanti prodotti di questo genere, quindi di cotone e o di lana, insomma, non vado a sprecare soldi così a caso, ma me li risparmio e magari mi compro una cosa un pochino più buona. Ad esempio, l'ultimo video che avete visto, credo, quello con il maglioncino bianco, è un maglioncino interamente di lana che è costato 50 euro, però ho evitato di comprare magari magliette che poi non ho utilizzato, ecco. Oppure un consiglio è quello di comprare prodotti usati. Quello che io in realtà non lo faccio molto spesso, però per quanto riguarda i vestiti, però per quanto riguarda vari oggettini l'ho fatto. Ad esempio ho comprato questa decorazione della Thun, che al negozio sarebbe costata 20 euro e io l'ho pagata 2 euro, 3 euro a un mercatino. Quindi anche questo secondo me potrebbe essere un'idea molto, molto valida. Oppure potrebbe essere anche un'idea regalare i propri vestiti che non si utilizzano più ad amici, parenti o a persone che sappiamo ne avranno bisogno. E almeno nella mia zona non ci sono più i cassonetti quelli gialli dove si potevano mettere i vestiti, ma sinceramente io non mi fidavo tantissimo neanche quando c'erano, perché tu effettivamente non sai a chi andrà quella cosa. E quindi quello che ho sempre fatto, non solo per i vestiti ma anche magari per i prodotti di cancelleria, che nel corso degli anni ne ho sempre avuti tanti perché mi piace, però mi sentivo in colpa a lasciarli nei cassetti perché magari non li utilizzavo più, allora li ho semplicemente regalati a una mia amica, e che so che appunto avrebbe utilizzato questi prodotti sia appunto di cancelleria che di vestiti, e in questo modo lei li utilizza e non stanno nel mio armadio o nei miei cassetti senza così ad essere sprecati. E una cosa che io ho fatto personalmente è quella di andare da mia nonna e chiederle di se avesse appunto qualche giacca, qualche vestito buono, quindi di lana di una qualità maggiore rispetto a quella che avrei trovato in altri negozi, e prenderli, visto che lei non li utilizza più, me li ha regalati, e io adesso piano piano andrò dalla sarta a farmeli sistemare, perché ovviamente erano di mia nonna, non sono miei, cioè non sono perfetti per me, e infatti proprio oggi ne devo andare a ritirare uno e basta, quindi sono di seconda mano e non sono nuovi, però sono tenuti bene, cioè non ha senso sprecare tanti tanti soldi quando puoi avere un prodotto di qualità maggiore e magari a meno prezzo. Infatti molto spesso andiamo a vendere delle cose di mia nonna ai mercatini dell'usato e lì si trovano veramente tantissime cose, vestiti, libri, borse, oggettistica, veramente di tutto e di più. E io infatti ci ho comprato anche un piccolo portafoglio dove, insomma, che sto utilizzando. E un altro consiglio che vi voglio dare è quello di cercare di comprare libri usati, anche qui, oppure in carta riciclata. Ad esempio, mi sono accorta, comprando questo libro di Greta, mi sono proprio chiesta, ma questo libro come è fatto? Perché lei appunto parla tanto di questo argomento, ma poi magari casca in queste piccolezze, e fortunatamente no. Perché proprio dietro al libro c'è una piccola etichetta in cui c'è scritto che questa carta proviene da fonti gestite in maniera responsabile, e si sente proprio al tatto che è un tipo di carta riciclata.
e che non è della carta appunto raffinata, ecco, possiamo dire. Quindi anche questo secondo me è un ottimo metodo. Oppure un'alternativa al comprare libri cartacei è proprio quello di comprarli in PDF e di utilizzarli con il computer o con l'iPad. Io in particolare sto cercando di trasferire la maggior parte dei file che non voglio stampare sull'iPad e evito di stampare cose inutili perché magari penso che un determinato file mi possa essere utile. Poi lo vado a leggere e invece non mi è servito a niente, quindi piuttosto che averlo stampato, me lo sono tenuta qua che non ho sprecato carta, non ho sprecato soldi per stampare e semplicemente l'unica cosa che faccio lo prendo e lo butto. Non è difficile, ecco. Certo, la spesa iniziale di comprare un oggetto del genere è elevata, però per tutto quello che si può fare c'è un guadagno successivo, comunque c'è un minor spreco sia di penne, di evidenziatori, bianchetti, carta, eccetera, eccetera, eccetera. Infatti, quello che sto cercando di fare anch'io è finire i prodotti che ho di cancelleria, quindi pennarelli, evidenziatori, penne che ne ho veramente a quantità smisurate. Quindi o li finisco io oppure se un prodotto veramente non mi piace perché ci sono delle penne che veramente non posso usare perché non lo so, non mi piacciono, allora le regalo perché magari a qualcun altro potrebbero piacere e mi è successo una penna che io odiavo, l'ho regalata a una mia amica che mi fa oddio, è la penna più bella questa e quindi niente, l'ho regalata, almeno l'ho resa felice e io tanto non l'avrei utilizzata. Infatti quello che faccio quando le penne non mi piacciono, soprattutto in questo periodo che sto utilizzando, cioè che sto studiando delle materie che hanno bisogno di esercizi per appunto passare l'esame, oltre ad utilizzare dei fogli riciclati, che sono i fogli che praticamente magari stampiamo soltanto da un lato, quindi un lato è scritto e l'altro lato è vuoto. Quello che faccio è semplicemente utilizzare il lato vuoto per scrivere questi esercizi e lo faccio con le penne che appunto non mi piacciono. Quindi se magari ho comprato una penna che costa 2 euro e che è la penna della mia vita, quindi la penna più bella che io abbia mai avuto, ovviamente non la vado ad utilizzare per fare degli esercizi. Ecco, questo mi pare più che logico. Quindi se so che devo scaricare una penna, lo faccio in questo modo. Tanto una penna l'avrei utilizzata comunque, quindi a questo punto utilizzo quella che non mi piace. E un'altra cosa che faccio invece di utilizzare soltanto i fogli, questi qua svolazzanti come li chiamo io, è utilizzare dei quaderni che non utilizziamo più. In particolare io non utilizzo in generale più quaderni perché gli appunti li prendo soltanto dall'iPad quando li prendo, perché appunto per il mio metodo di studio non devo prendere tanti appunti e quindi non mi serve un quaderno intero. Ok, dicevo prima che mi abbandonasse la batteria, che quello che sto cercando di fare è proprio quello di riciclare i quaderni che io non utilizzerei più, sempre per fare gli esercizi. Allora, a parte che non utilizzo più quaderni, ma se proprio li dovessi utilizzare, io preferisco quelli a quadretti. E una mia amica, tanto tempo fa, mi aveva regalato veramente tantissimi quaderni, oppure fogli protocollo che lei non utilizzava più perché aveva finito l'università. Anche questo potrebbe essere un modo, come vi ho detto prima. Mi ha regalato tantissimi di questi quaderni, ma la maggior parte erano a righe e quindi io non li avrei utilizzati e alcuni di questi li ho regalati al mio ragazzo. Soltanto che mi piace tantissimo la carta di questi quaderni perché è una carta molto molto sottile che io adoro e quindi quelli che mi piacevano me li sono tenuta. Soltanto che pensando proprio all'utilizzo che ne avrei fatto, non avevo in mente niente e quindi ho detto piuttosto che lasciarli lì a prendere la polvere, li comincio ad utilizzare e ci faccio proprio gli esercizi.
perché in questo caso mi è più facile averli raccolti in un quaderno piuttosto che con i fogli svolazzanti e soprattutto che dietro hanno altre scritte. Infatti quelli là li utilizzo per gli esercizi molto più tranquilli che devo proprio fare velocemente, invece questi mi ci metto lì proprio e li faccio in ordine, comunque li divido per argomenti, eccetera, eccetera. Allora ragazzi, in realtà penso di avervi fatto vedere tutto quello che io ho e quindi tutto quello che realmente cerco di fare per evitare gli sprechi, però mi è venuta in mente un'altra cosa, ovvero, anzi due, ovvero quello che cerchiamo di fare è intanto di andare a fare la spesa con le nostre buste, ovvero quelle di plastica rigida che si possono utilizzare più volte. Quando invece ce le scordiamo, ovviamente oramai tutti i supermercati utilizzano le buste, quelle biodegradabili, quello che facciamo è semplicemente riutilizzarle per l'umido, così almeno quando lo dobbiamo andare a buttare non buttiamo una busta di plastica ma buttiamo questa busta biodegradabile e quindi stiamo a posto, ecco. Un'idea che mi era venuta in mente era di comprarmi una delle borse di tela per andare in giro se magari mi devo portare un libro, un quaderno, ma non ho voglia di portarmi lo zaino e volevo farla con un mio disegno, soltanto che devo trovare un altro posto per fare queste cose perché dove mi servivo prima non mi piace tanto e quindi ne vorrei cercare un altro, devo sentire i prezzi eccetera eccetera, quindi vedrò un po' quello che riesco a fare. Però anche questa è un'idea molto molto carina, quindi spero di portarla a termine e magari di farvi vedere quello che sono riuscita a realizzare, ecco, perché devo anche decidere che disegno realizzare. E poi spero che se vi dovesse piacere magari posso iniziare a vendere queste tele, queste buste di tela a voi se appunto vi piacciono, quindi fatemi sapere intanto se vi potrebbe piacere l'idea e se veramente sareste intenzionati a comprare appunto un prodotto del genere. Quindi dopo aver detto questo io credo di aver veramente finito, mi sto guardando un po' intorno per vedere se c'è qualcosa che non vi ho menzionato, ma credo proprio di no. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia intrattenuto e non so quanto sia venuto lungo perché ho parlato tantissimo in realtà. Fatemi sapere se voi seguite qualche cosa che faccio anche io o se avete dei consigli da darmi che fate in più e che io non ho menzionato. Per il resto, niente, vi ricordo di iscrivervi al canale perché potrebbero uscire anche altri argomenti di questo genere e di iscrivervi anche sul mio profilo di Instagram perché appunto vi tengo abbastanza aggiornati su queste cose, sui video che escono, eccetera, eccetera. Io vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!